Ciao cari amici del progetto Ruskelius, oggi siamo su la distro Linux Manjaro e stiamo utilizzando Qt per imparare la programmazione in C++. Questo è il primo riassunto della parte base su C++. Ok, come vedete sullo schermo c'è già l'Hello World tradizionale che si utilizza per apprendere il C++. Allora, abbiamo qui le librerie, quindi andiamo a editare, scriviamo il commento monoriga, quindi librerie. Allora, stavo dicendo, questa tipologia di scrittura si chiamano macro e vengono definite tramite il simbolo cancelletto. Ad esempio facciamo un define, facciamo P maiuscola, vengono scritte in maiuscola, uguale, no, senza uguale, 3.14, che sarebbe il pi greco. E se inseriamo qui P, quanto vale P? Mettiamo P qui. Si dovrebbe stampare al video. Salva tutto. Quanto vale P? 3,14. Magari mettiamo uno spazio, due punti. Così sintatticamente sembra anche più carino. Salva. Quanto vale P? Quindi in questo caso vale come se fosse una costante, anche se questa parte non viene eseguita come programma, ma è una parte elaborata all'interno del sistema. Quindi sono due parti differenti. Dicevo, le librerie non sono solo queste, ma facendo include, aprendo le parentesi angolari, vi faccio vedere che ce ne stanno tante altre preimpostate. Ci sono anche le librerie 32 bit per OpenGL e altre che si possono inserire, eccetera, eccetera, per la grafica e altro. Anche se questa è ridotta, possono essere molto, molto di più queste librerie. Ok, fatte da terzi naturalmente. Ok, vi dicevo, c'è questa dicitura di utilizzare STD con using namespace STD. Questo può procurare qualche problemino, quindi si potrebbe utilizzare questo escamotage di ripetere tante volte STD davanti all'istruzione sia out che quella di output, appunto, end line, che sarebbe per mandarlo a capo e pulire lo schermo, quindi STD. Il risultato è il medesimo, però bisognerebbe scrivere sempre STD, STD, STD. È un po' tedioso. Allora, intanto sopra mettiamo un bel messaggio. STD, che sta per Standard Library, sia out. Benvenuti nella programmazione in C++.
possiamo mettere un punto e virgola, o altrimenti possiamo mandarlo a capo. Possiamo anche mandarlo a capo con la sintassi del C, cioè mettendo slash n, che sta per new line. Vediamo il risultato. Salviamo sempre il nostro programma. Ecco qui, benvenuti nella programmazione C++. Quanto vale P? In questo caso 3,14. Come ultima, diciamo, parte, introduciamo le variabili. Creiamo il primo tipo, che è di tipo intero, int, numero. Cioè stiamo creando una variabile di tipo numero, scusate l'errore, no, di tipo numerico, stavo dicendo, int in questo caso. La variabile possiamo vederla come se fosse una scatola a cui viene associato un nome, che in questo caso è numero, un tipo che è int, intero. Possiamo assegnargli già un valore, quindi, e anche un indirizzo, cioè un indirizzo dove viene memorizzato all'interno del nostro programma. Se volete vedere l'indirizzo, sia out. Adesso vedete che vale 0, numero, questo errore che si sta perpetuando, std, numero, punto e virgola, allora mettiamo qui una stringa, cioè un insieme di caratteri che ci fa leggere a video. Valore l'abbiamo scritto sopra. Il contenuto di numero, mettiamo uno spazio, due punti, e poi facciamo così, uno spazietto come sintassi. L'indirizzo, ah no, andiamo a capo così leggiamo meglio. Allora, l'indirizzo di memoria. Due punti. E commerciale numero. Questa è un po' tecnica, però dovrebbe funzionare. Vediamo. Salviamo, andiamo in esecuzione. Se non ho scritto male, il contenuto del numero è 0. Devo mettergli uno spazio perché salva e compila. Ecco, ho messo lo spazio. Vale 0. L'indirizzo di memoria dove è memorizzato è questo. È espresso in numeri esadecimali. Ok. Facciamo l'ultima istruzione, cioè numero, assegniamo un valore. Si fa con C, allora, std, punti punti, si in, si out è il flusso in uscita, si in è il flusso in entrata. Infatti cambiano le virgolette, mettiamo numero, punto e virgola, non dimenticatelo mai, altrimenti dà errore.
Mettiamo una stampa, così vediamo che numero abbiamo inserito. Comunque, le commerciali la vedremo quando parleremo dei puntatori, nelle prossime puntate. Numero. È uguale a due punti numero. Stavolta mettiamo un end line, dai, visto che siamo buoni. STD end line. Ok. Qui ho scritto un numero sbagliato, infatti me lo dà sottolineato. Vedete, ci aiuta anche il codice a fare meno errori. Allora, mandiamo in esecuzione. Ok. Non ha salvato il file. Salva main. Ok. Salva. Vediamo. Ah, vabbè, dovevo andare a capo, quindi slash n, così vado a capo, si legge meglio. Allora, quindi, come stringa c'è benvenuti nel mondo della programmazione C++, il valore del nostro define, che come vi ho detto sono una parte della programmazione che si può utilizzare, ma non viene eseguito come programma. Ok, questo è il nostro programmino. Abbiamo inserito l'istruzione di stampa sul joystick cout, che è un flusso in uscita, flusso in entrata Cin, endline che va a capo e cancella la pagina, le scritte in pratica. Invece, se utilizzate la sintassi del C, cioè new line, questa n slash n, va solo a capo. Invece, endline fa anche la pulizia, quindi ci mette di più per fare l'istruzione. Ma è proprio un inizio. Se ne fate tantissime, conviene fare endline, che è più veloce. Altrimenti mettete l'endline. Ok. Con questo è tutto. Vi esorto a iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina, mettere tanti bei like, commentare, commentare, commentare se non vi è chiaro qualcosa, eccetera, eccetera. Andate nella parte info del canale dove troverete tutti i nostri social network e potete anche effettuare delle donazioni al nostro progetto tramite PayPal, Patreon, quando facciamo gli streaming con Streamlabs. Un bacione da Pancrazio e dal progetto Roskelius. Ciao!